Ben trovati con Schermi e Schermi, appuntamento settimanale dedicato al meglio del cinema in sala ma anche sulle piattaforme, con un'attenzione inoltre alle serie TV. Partiamo da un titolo di grande richiamo, che farà felici soprattutto i più giovani, gli adolescenti, ma non solo. È Shazam Furia degli Dei, atteso seguito del fortunato Shazam, firmati entrambi da David F. Sandberg, ovvero un film targato Warner Bros., che prende le mosse, come potete immaginare, dai fumetti della DC Comics. È tornato dunque l'eroe Shazam, l'eroe ordinario Billy Baston, a cui basta pronunciare la parola Shazam che si trasforma in un supereroe dai poteri straordinari. Nel film Shazam, interpretato da Zachary Levi, e accanto a lui, o meglio, opponenti, sue nemiche sullo schermo, sono tre potenti divinità, le figlie d'Atlante, interpretate da tre grandi attrici hollywoodiane. Il premio Oscar Helen Mirren, l'attrice Lucy Liu e la stella in ascesa Rachel Zegler, vista l'anno scorso nel remake di West Side Story. Che dire di Shazam? È un film ad alto tasso di avventura, azione e battute scoppiettanti di divertimento. Da un lato si racconta il mondo degli adolescenti negli Stati Uniti di oggi, cui però basta pronunciare la parola magica Shazam per trasformarsi in supereroi. Quindi da un lato abbiamo il racconto dei supereroi appartenenti al mondo della Justice League, quindi del mondo della DC, dall'altro lato abbiamo storie di adolescenti all'interno di una famiglia che ha preso appunto questi cinque ragazzi in adozione, che si sostengono e spalleggiano l'un l'altro e fronteggiano quelle che sono le difficoltà della crescita e le incertezze su un domani da adulto. Il racconto è simpatico, brillante, a ritmo, alcuni passaggi sono esilaranti, altri forse tirati un po' via, ma poco importa. Sono due ore di spettacolo godibile che metterà d'accordo la famiglia dai preadolescenti in su. Ricordiamo che Shazam Furia degli Dei è distribuito da Warner Bros. Nei principali cinema italiani a partire dal 16 marzo. Noi andiamo in guerra. Così annienteremo tutto. I campioni di questo reame non possono fermarci. Hai un'aria molto minacciosa. Ed è giusto che tu lo sappia. Molto è cambiato in questi ultimi anni. Un mago mi ha dato i superpoteri. Shazam! E poi tutti avevano i superpoteri. Risolviamo la situazione. Le figlie di Atlante stanno venendo a darci la caccia. Dei bambini hanno rubato il potere degli dèi. Tu lo strappasti a nostro padre. Ok, dovrei prendere qualche appunto. Che dici? Dacci i poteri, ragazzo. Il tuo mondo non sopravvivrà. Vuoi i poteri? Vieni a prenderli. Ehi, Khaleesi! Coraggio. Abbiamo un compito. Salvare il mondo. Non so come combattere poteri così. Io posso farcela. Riprendi i miei poteri. Come me li hai dati, te li puoi riprendere. Ho passato millenni in cerca di un degno campione. Tu sai esattamente ciò che va fatto. Billy, che hai in mente? Lo devo fare. Finiamola adesso. Sì, concordo. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here.
Seconda proposta è una serie importante, la serie del momento possiamo definirla, ovvero parliamo di The Last of Us, prodotta dalla HBO, che in Italia viene distribuita su Sky e la piattaforma Now. Mentre a Hollywood la domenica 12 marzo andava in onda La Notte delle Stelle, in realtà molti si svegliavano nel cuore della notte per vedere l'ultimo attesissimo episodio, la chiusura di stagione, il nono episodio appunto di The Last of Us. The Last of Us, noi ne abbiamo parlato all'inizio, quando sono stati rilasciati i primi episodi a gennaio 2023, adesso possiamo tracciare un bilancio avendo analizzato, visto diciamo tutta la serie. Sappiamo che è una serie che prende le mosse da un famoso videogioco sviluppato dalla Naughty Dog per PlayStation Sony. Il creatore era Neil Druckmann, lo stesso creatore insieme a Craig Mazin, che è il pluripremiato autore e sceneggiatore della serie Chernobyl, lo hanno adattato per HBO, appunto mettendolo in serie, il racconto per la televisione. Cos'ha di speciale The Last of Us? Perché lo abbiamo amato molto, ma mettiamo in guardia il pubblico che si tratta di una proposta per un solo pubblico adulto, perché è una serie molto violenta e feroce. Siamo dalle parti di Game of Thrones, per intenderci, del Trono di Spade per intensità della violenza. Ma è una serie che ci ne sentiamo di occuparcene perché, al di là di una cornice distopica, post-apocalittica, di un mondo infestato da un virus che ha decimato la popolazione mondiale e all'umanità resta ben poco di speranza, noi seguiamo in 9 episodi le vicende, il cammino in solitario di due ultimi. Il 50enne Joel, che ha perso tutto nella vita, compreso la figlia adolescente Sara, e la 14enne Ellie, che non ha più nessuno al mondo. Due solitudini, due ultimi che insieme si sostengono, si aiutano, affrontano ogni tipo di avversità e insieme riparano le loro ferite, riparano gli risolti reciproci della vita, riparano quell'animo rotto e graffiato e forse conducono a uno sguardo rinnovato, a una possibilità di speranza. La serie ovviamente attraversa scenari a volte disturbanti, problematici, provocatori, ma in realtà se si è capace di superare tutto questo ne esce fuori un quadro sociale molto interessante, livido, ma comunque denso di senso. Gli interpreti della serie sono Pedro Pascal, l'attore del momento, che è anche il protagonista di The Mandalorian su Disney Plus, e Bella Ramsey invece è l'attrice che abbiamo visto nel ruolo di Lyanna Mormont nella serie Trono di Spade. Un racconto molto potente, a tratti disperante, che pone non pochi anche dilemmi morali, ovvero la domanda: fino a che punto si può spingere per amore, oppure per amore è lecito arrivare a percorrere i sentieri del male? La riflessione di fondo è anche un rapporto genitoriale, un rapporto padre-figlio, e cosa si è disposti a fare pur di tutelare i più fragili. Una serie che per certi versi ci pone gli stessi dilemmi che ci aveva posto la serie Your Honor, di cui ci eravamo occupati in passato. Davvero una serie potente, importante, possiamo definirle una dei migliori titoli della stagione, ma ricordiamo, è adatta a un solo pubblico adulto. Se volete recuperate The Last of Us con tutti i 9 episodi su Sky e sulla piattaforma Now. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family. I'm not family. No. You're cargo. Why are you so important? Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If she so much as twitches, don't. Okay. If I'm taking you with me, you
do what I say when I say it. You got any advice on the best way west? Yeah, go east. If you've come this far, then you know what's out there. You're not gonna scare us. Scared him? You have a greater purpose than any of us could have ever imagined. Be careful who you put your faith in. It might not be her father, but you're someone's. You trust me? Terza proposta, ancora una serie TV, una serie che tocca i temi importanti sul futuro e sul deragliamento sociale e climatico che ci aspetta, la troviamo disponibile come novità sulla piattaforma Apple TV Plus. Parliamo di Extrapolation, Oltre il limite, scritta e diretta dal regista sceneggiatore Scott Z. Burns. L'autore, che per anni è stato lo sceneggiatore di Steven Soderbergh e Paul Greengrass, per Soderbergh nello specifico ha scritto i copioni di Contagion e Panama Papers, ha esordito poi dietro la macchina da presa con il film denuncia The Report. E dopo The Report del 2019 è ora la prova di una serie TV importante. Extrapolations, Oltre il limite, ci racconta di un nostro presente barra futuro, dove il problema principale è il climate change, il cambiamento climatico e tutte le ripercussioni che hanno a livello globale, quindi con storie che riguardano tutti i continenti, sia per i singoli individui ma per anche dimensioni sociali, per la società. Si parte dal 2037 in poi e vediamo micro storie un'umanità che con affanno cerca di fronteggiare un clima totalmente impazzito. Dall'altro lato abbiamo forte denunce nei confronti di un capitalismo e di grandi economie globali che non hanno ancora intenzione di rivedere i propri parametri, rivedere i propri andamenti, mettendo il dio denaro sempre come primo faro di riferimento. Dall'altro lato però non è solo un racconto di speranze, bensì negli 8 episodi della serie, che sarà una serie limitata, che non avrà future stagioni, il regista mette a tema anche la possibilità di rivedere i propri comportamenti, quelli che sono i cambiamenti del singolo che poi diventano anche cambiamenti collettivi, o possibilità di cambiamento che dunque generano anche orizzonti di possibilità e di speranza. Dunque non tutto va perduto, non tutto è perso. Protagonisti della serie, un cast all-star hollywoodiano di primo piano, potremmo definirla la serie A di Hollywood. Per citare solo qualche nome, Kit Harington, divo del Trono di Spade, Meryl Streep, Sienna Miller, Tobey Maguire o Edward Norton. E così via, un cast stellare per un racconto elegante, visivamente raffinato, coinvolgente, come del resto sono la gran parte delle produzioni Apple TV Plus, per temi densi di senso. Ricordiamo Extrapolations, Oltre il limite, è disponibile dal 17 marzo con un rilascio graduale degli episodi sulla piattaforma Apple TV Plus. Human history is the story of one terrible catastrophe after another. I, for once, would love to wake up magically in a better world. What makes you think the world's going to get better? Today, people get their energy from the sun. Humans have set foot on Mars. Cancer has been defeated. And yet, for every question answered, another one appears. Here's what you need to know about global warming. It will all go to shit at the end of the century. We'll be dead.
we'll have to miss it. But we'll be smiling in gold-plated coffins. This is not the life that I envisioned it to be. A man whose house is on fire is incredibly easy to negotiate with. We cannot give up and go home for one simple reason. We already are home. This is our only home. I think it helps to look at climate change like a bear. The whole planet's been wrestling with the bear for decades. So far, the bear's been kicking our ass. What if we were able to develop technology that would allow us to survive, maybe even thrive? You don't know what's going to happen. It won't go the way you want. It never does. I remember being happy. So what about now? Are you happy now? Are we bad people? Stop being angry about the past. The future is now. Miami is dangerous. Your mother's moving with her sister in Chicago. Thought you hated your sister. It's too hot out to hate people these days, Marshall. E rimanendo sempre in casa, Apple TV Plus, dal 15 marzo è disponibile finalmente la terza stagione della serie comica Ted Lasso, con 12 nuovi episodi. Ted Lasso rappresenta uno dei jolly, dei punti di riferimento della piattaforma Apple, perché ha conquistato negli anni il favore del pubblico, ma soprattutto grandi elogi dalla parte della critica, nonché numerosi premi tra Emmy Awards e Golden Globe. Cos'ha di speciale Ted Lasso e cosa aspettarci dalla terza stagione? La particolarità della serie è ovviamente quella di ironizzare sul mondo del calcio, l'opposizione tra il calcio inglese e il modo in cui gli americani vedono il calcio in Europa. Dall'altro lato, un po' tutti i cortocircuiti culturali che esistono tra Europa e Stati Uniti, tra abitudini alimentari, consuetudini, stili di vita, dinamiche familiari, ma in realtà è un bel quadro satirico nei confronti della vita in campo, in panchina, negli spogliatoi, ma soprattutto all'interno della famiglia. Jason Sudeikis è il punto di riferimento narrativo, perché oltre ad essere un bravissimo protagonista della serie, appunto impersonare il coach Ted Lasso, ne è anche il creatore della serie e lo sceneggiatore. Dal 15 marzo, sappiamo, sono disponibili nuovi episodi con rilascio graduale una settimana. Noi abbiamo visto in anteprima il primo episodio di Ted Lasso. Cosa aspettarci? Partenza col piede giusto. Il nostro coach Ted questa stagione si trova ad affrontare non pochi problemi, anzitutto perché la squadra che lui allena, la FC Richmond, viene data tra gli ultimi in classifica come pronostici. Inoltre il fidato amico e collega di panchina Nate, l'allenatore in seconda, ha deciso di lasciarlo per andare ad allenare la squadra, una delle squadre avversarie antagoniste. Quindi un tradimento che si è consumato non solo a livello familiare, di amicizia, ma anche nel team della squadra. E poi tornano tutte le varie dinamiche che ci sono con la proprietaria del team, Rebecca, gli ex campioni come Roy Kent, che adesso passano dal lato della panchina, dell'allenamento, diventando altri coach su nel campo. Insomma, davvero una elementi accattivanti per rimanere felicemente rapiti da questa commedia esilarante, però comunque al cui interno si trovano sempre dei lampi di senso e degli sguardi sociali di non poca rilevanza. Ricordiamo che Ted Lasso è disponibile dal 15 marzo sulla piattaforma Apple TV Plus. You can't
you might find. You get what you so very much. On three, one, two, three. I love you guys very much. Richard! Quinta e ultima proposta è un film di cui abbiamo parlato qualche mese fa, ovvero Brado, la terza regia di Kim Rossi Stewart, che però ci sentiamo di rilanciare nel cammino di riflessione per la Quaresima e la Pasqua. Un film che abbiamo proposto proprio come Commissione Fincei, legandolo al messaggio di Papa Francesco per la Pasqua. Perché Brado e che cosa ci dice Brado in relazione al percorso di ascesi, di riflessione interiore per la Pasqua? Brado è appunto la terza regia di Kim Rossi Stewart, che ha adattato un suo racconto, La Lotta, un film che potrebbe, che appare come un western urbano, un western dell'anima, dove viene messo a tema il rapporto padre-figlio. È la storia di Renato, un allevatore di cavalli da competizione, che ha un rapporto disperso, ridotto all'osso con il figlio ventenne Tommaso, interpretato da Saul Nanni, un braccio rotto di Renato e la richiesta di aiuto al figlio diventano l'espediente, l'occasione per i due per trascorrere del tempo insieme. Quindi passano del tempo allenando cavalli e al tempo stesso cercando di dialogare in quel che rimane tra il pranzo e la cena. È un viaggio che i due compongono alla ricerca di se stessi, alla ricerca di un'unità familiare da ricostruire, da ritestare, da rigenerare, ma è anche uno sguardo livido e poetico al tempo stesso che traccia dei rimandi al cinema sociale, alla Clint Eastwood come Million Dollar Baby o Gran Torino. Kim Rossi Stewart conferma le sue grandi doti non solo come attore ma anche come raffinato regista, va alla ricerca appunto delle zone d'ombra dell'animo umano, cercando di riportare anche degli squarci, dei lampi di luce e di speranza. Davvero una bella proposta, il film è prodotto dalla Palomar, è uscito nei cinema lo scorso autunno ed ora è disponibile su Sky e sulla piattaforma Now. Quindi è la nostra proposta settimanale legata alla Quaresima e alla Pasqua. Finisce qui l'appuntamento con Schermi e Schermi, non ci rimane che augurarvi, come sempre, una buona visione. E se volete recuperare le puntate del programma, basta andare sul portale di Telepace oppure sul canale YouTube dedicato. Hai saputo che tuo padre si è rotto il braccio con un altro cavallo matto? Sì, me l'ha detto Viola. Pazzo. Che sei venuto a fare? Tanto io questo cavallo lo addestro a qualsiasi costo. Ma dai che c'è paura? Mangia, amore, mangia. Vieni. Oh. Avete in mente una manifestazione in particolare? 2 stelle di Vairano. Ah, sei serio? Hai retta a me. Alle donne nella vita non bisogna dargli troppa importanza. Tu ci hai rovinato la vita, lo capisci? Io a te t'ho fatto da padre e da madre. T'ho fatto da padre e da madre a te. Vai! Mi dispiace se ho fatto passare l'infanzia fuori dal comune, ma è tutto quello che sono riuscito a fare.